molto seri. Ok. Ho iniziato, controllo l'inquadratura. Vediamo qua cosa succede. Ok, ci siamo. Vuoi fare una prova audio? Sì. Magari Andrea. Ci date dei feedback sull'audio, per piacere? Ci sento un po' di scarto, eh? Così ci andare un pochino verso Andrea? Certo. Entrare della domanda. Ragazzi, ci date dei feedback sull'audio? Vediamo dove vedo i commenti, mostra tutto. In corso. Mi commentate se sentite bene l'audio? Prova audio, prova audio, prova prova. Prova a parlare anche tu, Andre. Se si sente. Prova, prova. Che non vedo i commenti. Connessione del problema. C'è la possibilità di commentare? Ah, eccoli qua, sento benissimo. Oh, ci sono, ci sono. Arrivano, arrivano. Bene, bene, ci siamo. Grazie. Bene, abbiamo migliorato l'audio. Si sente, va bene, possiamo partire. L'inquadratura mi sembra buona. Ok. Ok, dai, 19.01, partiamo. Ragazzi, cominciamo. Abbiamo deciso di fare questa nuova diretta perché chiaramente adesso il decreto, correggimi Andrea se sbaglio, è diventato legge, quindi c'è... No, non è diventato legge, quasi. Ok. Però c'è un nuovo testo, sì, con delle piccole modifiche a quelle che era il decreto ufficiale, e adesso magari l'ingegnere Andrea Tozzato fa un piccolo riassunto dei punti chiave aggiungendo quelle che sono state le modifiche. Ok. Allora, buonasera a tutti intanto. Lo stato di fatto del decreto è il seguente. È stato approvato dalla Commissione Bilancio in Parlamento e il testo è pressoché definitivo, quindi è rarissimo che possano cambiarlo adesso. Deve essere solamente votato in Parlamento. La scadenza del decreto è il 18 luglio, per cui un decreto, se non viene convertito in tempo nella scadenza, decade. La cosa assolutamente non può accadere, quindi entro il 18 luglio verrà convertito in legge. E siamo pressoché sicuri al 99% che il testo è quello che abbiamo in mano adesso, quindi approvato dalla Commissione Bilancio. Notizie molto molto positive, perché tutto quello che avevamo anticipato, scritto nel nostro sito, nei nostri social, che riguarda ovviamente il nostro core business, quindi le abitazioni singole, le ville, è rimasto invariato. Quindi tutto quello che avete letto, che ha scritto anche Alessandro nel sito, spiegato molto bene, diciamo, è rimasto invariato. Anzi, dobbiamo dire che si sono allargate le maglie, quindi ci sono ancora più possibilità per entrare a beneficiare di questo decreto, presto convertito in legge. Ricapitolo brevissimamente in cosa consisteva il decreto, quindi per chi non avesse seguito, non fosse ancora al corrente, comunque. Le attività sono composte da interventi cosiddetti primari, che sono il cappotto, diciamo, principalmente, diciamo, sì, su singola abitazione, su condominio, la pompa di calore o caldaia condensazione su condominio centralizzato e la pompa di calore su singola unità abitativa. Che è il nostro, ovviamente, il nostro caso. Questi sono gli interventi cosiddetti trainanti.
associati a uno di questi interventi può essere fatto un intervento secondario, che nel nostro caso specifico sarà il fotovoltaico, a cui associare batterie e colonnina di ricarica. Ovviamente come trainante uno potrebbe scegliere anche il cappotto. Okay. E detto questo, diciamo, ci sono le variazioni, quali sono state? Variazioni, consolidamenti o comunque migliorie? Allora, intanto possiamo dire che i massimali per quanto riguarda le singole abitazioni sono rimasti uguali, quindi 30.000 euro per la pompa di calore, 48.000 euro per il fotovoltaico comprese batterie. Okay. Sempre con 2.400 euro al kilowatt per il fotovoltaico, esatto. E 1.000 euro al kilowatt per la batteria. Esattamente, quindi questo è rimasto invariato per le singole abitazioni. Per quanto riguarda i condomini, questo capitolo invece è stato ribassato, quindi da brevemente, ve lo dico anche se a noi attualmente non interessa, da 2 a 8 unità immobiliari, 20.000 euro a unità immobiliare sul condominio, anziché 30. Per la pompa di calore. Per la pompa di calore o caldaia. Oltre le 8 unità immobiliari, 15.000 euro a unità immobiliare. Quindi giustamente l'hanno calato, perché sennò un condominio ovviamente avrebbe dei massimali troppo alti, diciamo. Un breve cenno anche al cappotto, diciamo, è stato abbassato a 50.000 euro, che prima era 60.000, per la singola unità immobiliare, da 2 a 8 unità immobiliari 40.000 euro a unità immobiliare, oltre alle 8 unità immobiliari massimale 30.000 euro a unità immobiliare. Ecco, quindi questa è un po' la situazione. Quindi per quanto riguarda le ville, ripeto, per chi volesse approfondire e studiare meglio la situazione, se si collega ai nostri siti, ai nostri social, la situazione è uguale, diciamo. Quindi sì, per le ville è a posto. Quindi diciamo, anche per tutti quelli che magari sono già entrati in contatto con noi o più nello specifico con me, rimane confermato tutto quello che è il pacchetto tecnico con i massimali corrispettivi appunto a questo pacchetto tecnico. Per cui era una cosa molto importante che questi massimali venissero poi confermati, perché in questo modo non andiamo a snaturare quello che è la natura tecnica dell'intervento formica furba proposto. Per cui pompa di calore, fotovoltaico, batteria e colonnina di ricarica sono rimasti invariati. Riusciremo a fare tutto quello che abbiamo già prospettato in fase di preanalisi e con alcuni di voi anche in fase di sopralluogo, per cui questa è un'ottima notizia per consolidare questo tipo di intervento e consolidare quindi anche il risultato energetico che andremo a garantire. Ecco, adesso brevemente vi illustro quali sono le novità migliorative. Allora, confermato che anche le seconde case possono usufruire di questo beneficio, quindi un proprietario può al massimo farlo su due case, la prima casa e una delle seconde case, per chi ne ha più di una. Quindi, ed è una condizione che ad esempio capita sovente, perché sì, parecchi proprietari di casa magari hanno anche un secondo appartamento o una seconda unità abitativa nello stesso contesto, me ne sono capitati almeno una quindicina, ed erano anche molto preoccupati di poter perdere questa opportunità, perché appunto avendo nella stessa struttura, quindi magari una palazzina o una villetta, due appartamenti con due impianti termici separati, temevano di poter perdere la possibilità di riqualificare entrambe le strutture e gli appartamenti. Oppure anche molto semplicemente ce ne sono capitati alcuni che stanno vivendo in una prima casa, stanno ristrutturando, che so, una casa in campagna in cui dovranno trasferirsi, però non è prima casa, quindi non potrebbero fare niente in quella abitazione. Questi sono, perché magari stanno facendo i lavori con calma e quindi non possono usufruire di questo beneficio, quindi sì, questa cosa qua è importante. L'altra cosa molto importante è che hanno chiarito proprio in ogni comma che si intende come unità immobiliare indipendente un'abitazione che ha un ingresso autonomo, perché molti ci chiedevano ma io sono in una bivilla, in una trivilla, no? Lì avevamo un po' di dubbi sinceramente che fosse paragonata a un condominio. Quindi il decreto dice chiaramente che se avete abitazioni multifamiliari, non so, 3-4 abitazioni nella stessa palazzina, diciamo, avete ingressi indipendenti, tranquillamente potete fare per ogni
singolo titolo immobiliare l'intervento e usufruire del 110%. Quindi questa qua è Sì. stata chiarita abbastanza bene. Sì, infatti, a differenza di quello che un po' paventavano anche gli operatori di settore, supponendo che lo Stato volesse escludere buona parte delle abitazioni per eventuali mancanze di coperture economiche, questa precisazione ha ribadito proprio il fatto che, al contrario, si vuole proprio raggiungere la maggior parte delle abitazioni, perché il parco immobiliare italiano è vario e vasto, non tutti hanno la villettina singola, circoscritta, libera sui quattro lati, anzi, molto spesso ci sono condizioni di abitazioni in nuclei storici o comunque di in assemblamenti urbani. E questa cosa, diciamo, allarga le maglie per riuscire a coprire un numero maggiore di interventi, per cui se avete delle case che magari possono essere attaccate a delle altre con delle zone di corte, con dei cortili in comune, a patto che non sia costituito un condominio e che non sia presente un amministratore, rientrate pienamente nella caratteristica delle abitazioni unifamiliari con impianto termoautonomo. Per cui Però diciamo che anche se fosse tipo condominio o residence, diciamo, se sono indipendenti come ingresso, dovrebbe essere tranquillamente fattibile. Se Sì. siete, ovviamente, quello che la fa da padrone è essere cioè avere un titolo per cui poter accedere alla detrazione fiscale, quindi o essere titolari o essere conviventi fino al terzo Le stesse regole grado. della vecchia Le stesse detrazione. regole identiche della vecchia detrazione, quindi quello non c'è problema. Facciamo una piccola Vai. precisazione. Ci riserveremo poi, successivamente al 18 di luglio, magari di fare un'interrogazione all'Agenzia delle Entrate per andare a capire e a delimitare bene quelle situazioni che magari sono delle villette singole, ma che per colpa di un piccolo corsello in comune hanno una parte condominiale e magari un amministratore o un codice fiscale condominiale. Quella cosa lì sarà da chiarire, ma comunque sono situazioni che non sono molto frequenti, quelle dovremmo un attimino lasciarle in sospeso. Tutto il resto, tutte le altre situazioni, se non hanno un amministratore di condominio, possono tranquillamente rientrare in questo superbonus, per cui veramente potremo cominciare ad operare tranquillamente già dal 18 di luglio, dal lunedì 20 luglio, che poi sarà la data lunedì Io faccio 19. altri due brevi appunti, poi vi lascio Vai, vai, parlare. no, ma Quindi, allora, fai. una precisazione che sembra che molti abbiano interpretato male, no? Allora, il decreto dice rientrano anche demolizioni e ricostruzioni con la stessa cubatura. Adesso lo semplifico un attimo, però la sostanza è questa. Quindi, se io demolisco una casa perché è mezzo rudere, la rifaccio più o meno con la stessa cubatura, posso usufruire del 110%. Se invece io faccio una casa nuova da zero, assolutamente no. Quindi, perché vedo che certa gente sta dicendo anche le case nuove possono usufruire, no, Del assolutamente. super bonus, no? Assolutamente no. Nemmeno per il fotovoltaico, nemmeno con i No. 1600 euro al kilowatt. Quindi le nuove costruzioni sono completamente escluse. Questo incentivo mira a incentivare appunto le riqualificazioni del patrimonio immobiliare esistente. Questo deve essere proprio chiaro e limpido perché ci sono state delle comunicazioni errate a riguardo da parte anche di grossi gruppi operanti nel settore fotovoltaico che cercavano di spingere questa iniziativa, ma non sarà supportata dalla norma. Le nuove costruzioni saranno escluse. Ok, un'altra cosa che magari è un po' tecnica, la accenno, poi magari il discorso dei 1600 euro al kilowatt per il fotovoltaico. Dicono, perché il decreto versione precedente diceva se è in corso una ristrutturazione edilizia, il fotovoltaico invece che 2400 euro al kilowatt vale 1600 euro al kilowatt. No? Questa cosa è stata un po' chiarita, no? Si fa riferimento alla riqualificazione energetica globale dell'edificio, che era già presente nella vecchia Enea, quindi se uno anziché sostituire la caldaia con bomba di calore fa una riqualificazione globale dell'edificio, può accedere a un massimale di 100.000 euro, era 65%, ora diventerebbe 110 se fa la pompa di calore, no? Però in questo caso, solo in questo caso che il fotovoltaico vale 1.600 euro al kilo, però si tratta di attività comunque complesse,
che hanno anche degli ulteriori vincoli rispetto a quello delle due classi, eccetera, eccetera. Quindi va presa un po', cioè non è una cosa semplice. Noi sappiamo che c'è, diciamo, magari l'affronteremo più avanti nei casi specifici. L'ultima cosa, che magari su cui poi magari Fabio spiegherà un po' meglio, sapete che le pratiche per fare, per ottenere il 110% sono fare un APE, quindi un attestato di prestazione energetica, prima dei lavori, uno dopo i lavori, una asseverazione da parte di un professionista che attesta la congruità delle opere e dei prezzi, e infine un visto di conformità. Questo visto di conformità è una parte burocratica rilasciata da un professionista abilitato, che può essere un commercialista o un CAF, o un fiscalista, sì, e iscritto a un albo, in cui si dice che il titolare dell'abitazione ha diritto a effettuare la detrazione. Quindi sono quelle classiche cose che noi andiamo già a vedere, no? Il fatto che uno sia proprietario, i catastali, tutte queste cose qui, che possa detrarre, ecco. Viene attestato con un timbro e firma da un... Ecco. Nel caso in cui un cliente non volesse cedere il credito, ma volesse pagare, no? Non è necessario visto di conformità. Ecco, questa è una cosa da chiarire, da chiarire, sì, ecco. Un aspetto importante. Ecco, un'altra, vabbè, basta, direi. Ci sono altre cosine, poi magari se saltano fuori molto più tecniche. Allora, diciamo, come vogliamo gestire questa diretta? Vuoi, Fabio, magari aggiungere tu due o tre specifiche, o le tieni alla fine e partiamo subito con le domande? Ma allora, innanzitutto magari faccio io una, sì, due appunti, poi forse è molto più interessante rispondere alle domande, perché ci danno dei ganci, cioè, anche per, sì, approfondire, sì, degli, sì, argomenti, sì, che avevo trascurato. Ad ogni modo, quello che ci tenevo a precisare è questo. Ribadisco che noi ci siamo già organizzati per fare la cessione del credito. Molti di voi sono già entrati in contatto con me e ho già spiegato quale sarà la procedura e anche un po' tutto il meccanismo per riuscire ad accedere a questa cessione del credito. Non sarà una cosa semplice, ma comunque, non essendo noi novizi di operazioni di sconto in fattura e cessione del credito, sappiamo bene come portarle a termine. Servirà magari un po' di tempo, un mesetto o due, per portare a buon fine tutte le pratiche, ma saremo in grado di fare queste operazioni con la cessione del credito e sconto in fattura, che saranno la maggior parte. Quello che però ci terrei a precisare e che vorrei sottolineare e far emergere anche in questa diretta è che, per chi ne avesse la possibilità, ovviamente economica in termini di liquidità per sostenere l'investimento, e di contro ovviamente la capienza fiscale per potersi portare in detrazione questa quota investita in 5 rate, ecco, volevo precisare e sottolineare che quella è comunque la condizione migliore in assoluto, più redditizia, e per la quale noi daremo priorità assoluta, perché nel momento in cui un cliente ci mette a disposizione la propria liquidità pagando l'impianto e aspettando appunto 5 anni per riavere indietro le rate, che tra l'altro rendono addirittura un 10% in più rispetto all'investimento, non si era mai vista un'operazione di questo tipo. Bisogna veramente fare un plauso al governo per questa iniziativa. Ecco, quella è la condizione migliore in assoluto, sia per il cliente che per noi. Per cui vi invito, qualora aveste queste condizioni e questa possibilità, a farcelo presente, perché avrete non solo una corsia preferenziale, ma anche dei tempi strettissimi. Saremo in grado addirittura di poter realizzare degli impianti già in agosto e di cominciare già a contrattualizzare questa impiantistica e approvvigionare la merce già dalla settimana prossima. Per cui ci tenevo a sottolineare questo aspetto e dire che possiamo tranquillamente, sì, rispondere alla domanda. Senza voler creare clienti di serie A, di serie B, assolutamente, diciamo, solamente il fatto che, cioè vorrei rimarcare il fatto dell'investimento, cioè come diceva Fabio prima, cioè in 5 anni il 10% viene, tra virgolette, regalato, cioè remunerato, ecco. Però, diciamo, essendo una procedura più snella... No, e siamo più veloci, ovviamente. Anche chiaro, noi come azienda riusciamo a dare una risposta immediata a questo tipo, quello, di domanda. Sì. La cessione del credito,
per carità, partirà anche lei da agosto, assolutamente. Però necessiterà comunque di più burocrazia, di più organizzazione, certo. E anche per noi azienda necessiterà di più impegno e sforzo. Anche per se poi... sarà il grosso quello, ovviamente. Sì, no? Abbiamo visto che è il 95% sono delle richieste. Ad oggi siamo già a 165 prenotazioni. Prevediamo che nel semestre 2020 e nell'anno 2021 potremo arrivare al massimo a realizzare 300 impianti. Abbiamo già superato il 50% delle prenotazioni, per cui il lavoro dei prossimi 2-3 mesi sarà quello di andare a riempire queste 300 prenotazioni e poi concentrarci a pianificarle, realizzarle, portarle tutte a buon fine. Se vogliamo rispondere a qualche domanda. Sì, allora facciamo in questo modo. Innanzitutto vi chiedo di condividere questa diretta di modo che più persone possano avere accesso a questi contenuti. In secondo luogo, se avete delle domande, scrivetele qui nella zona dei commenti sotto la diretta. Io nel frattempo vado a recuperare i commenti che sono arrivati sul post dove abbiamo pubblicizzato la diretta e che mi sono arrivati anche altre fonti, quindi magari non seguirò l'ordine cronologico. Mi scuso se magari ci saranno delle domande ridondanti, ma leggendo i commenti e trasferendole io non sono in grado di avere cognizione di causa tra quello che leggo prima e quello che leggo dopo. Magari fate un filtro voi se vi accorgete che sono degli argomenti che abbiamo già trattato, sì. Date ogni volta una risposta sempre più sintetica. Sì. Va bene? Okay. Ok. Allora, comincio subito con una domanda che mi ero salvato, che mi è arrivata da WhatsApp, e qualcuno chiede: è vero che le banche sono obbligate a erogare il finanziamento per seguire i lavori di ristrutturazione? E questa magari è una domanda a cui rispondo sì? Io. Sì? Allora, attualmente non sono obbligate. Sappiamo che il governo sta lavorando con l'ABI, con le principali banche, con Intesa, con le Poste, per creare una sorta di piattaforma in modo che il cliente finale possa andare direttamente dalla banca, no? A farsi dare questo credito di importo, cioè cederlo a una banca. Quindi questa sarebbe la situazione ideale. Quindi voi andate dalla vostra banca e dice: guarda, voglio fare questi lavori, costano tot, cedete il credito alla banca e la banca vi dà i soldi, no? E ci pagate, no? Però la banca non è obbligata a fare questo. Allora, adesso non è obbligata, non credo che lo sarà, però sarà reso conveniente per le banche fare questo tipo di operazioni. Ovviamente si partirà dalle principali banche, però siccome i tempi sono stretti, no? E il decreto vale fino al 2021, no? Noi crediamo che le banche saranno pronte magari tra 6 mesi. L'abbiamo visto anche con i mutui, come si stanno comportando, sono dei pachidermi che ci mettono una vita a fare qualunque cosa, sì. Quindi probabilmente... Io vorrei comunque dare un consiglio a riguardo, perché è possibile che fra 6 mesi non troverete più aziende in grado di farvi l'impianto, quindi avrete la possibilità di pagarle, ma magari le aziende saranno piene. Se ad oggi trovate comunque delle aziende che vi fanno la cessione del credito, approfittatene, fissate i lavori e portatevi avanti, perché non è detto che poi le aziende riescano ad erogare così tanti impianti quanti ne possono essere richiesti. Questo è un mio pensiero, cioè, chi ha tempo non perda tempo. Sì, diciamo che sicuramente è fatto più per le imprese in questo momento che per le banche. Sappiamo che ci stanno lavorando, però obiettivamente non sarà una cosa breve. Quindi non si ha ancora certezza che le banche aderiscano a questa cosa, e soprattutto una trattativa. Che il 10% sia sufficiente per avere in cambio il credito d'imposta. È quello il grosso dilemma, quello. Infatti si parlava di 120, invece l'hanno riapprovato con 110. Quindi vediamo, stiamo a vedere. Sì. Ok. Vorrei adesso rispondere a due o tre domande molto simili che sono arrivate quando ieri abbiamo pubblicizzato questo evento della diretta, e che quindi vorrei anche spezzare una lancia in merito a questo decreto per far fronte alle ai normali dubbi che magari una persona, la reazione che ha di fronte a questo super bonus così pubblicizzato, che sembra una cosa incredibile, no? Che qualcuno possa farti dei lavori gratis. Quindi ho ricevuto 2 o 3 commenti più o meno su questo genere, che dicevano: e ci saranno dei truffatori come è successo a me, scusate ma io di questo governo non mi fido più di tanto,
oppure non sono abituato a pensare che nessuno regala niente. Quindi vorrei magari cogliere la palla al balzo e spiegare un attimino cioè, che questi decreti, questi incentivi sono un po' come quando anni fa c'era stato il fotovoltaico e ti veniva pagato l'energia. Sì. Chi è stato diffidente ha perso un treno. Sì, sì, esatto. Vorrei solo dire una cosa riguardo, ti lascio la parola. Sì, sì. Premesso che questa parte di decreto, quindi l'articolo 119-121, no, facevano parte di disegni di legge di un anno e mezzo, due fa. Adesso li hanno messi dentro questo decreto rilancio e hanno fatto un calderone pazzesco, diciamo, perché hanno dovuto fare in fretta, diciamo. In realtà erano già nella pancia di precedenti governi queste cose, no? E quindi il Covid ha dato un'accelerata. È chiaro che magari molti potranno vedere con fastidio tante altre cose che sono nel decreto, oppure ritardi, e questo lo sappiamo assolutamente. Però, però è una, cioè, a noi interessano questi due articoli, no? Tutto il resto del decreto. No, però riguardo alle truffe, giustamente vi consiglio di fare molta attenzione alle aziende a cui vi rivolgete, soprattutto ai prodotti che vi vengono proposti. Per quanto riguarda affermazioni del tipo io non mi fido del governo, non credo che nessuno regali niente, sono affermazioni che lasciano un po' il tempo che trovano, perché lo Stato ha dovuto mettere in atto delle iniziative forti per far fronte a questa crisi senza precedenti di liquidità delle imprese e dell'economia, e quindi ha messo a disposizione uno strumento che poteva permettere ai clienti, agli utenti, ai privati di fare degli interventi molto onerosi, molto efficienti, con un esborso economico o nullo o estremamente ridotto. Ed è tutto messo nero su bianco, con anche gli strumenti finanziari di cessione del credito appropriati per trasformare questo decreto in fatti applicabili nel concreto, nella quotidianità, nell'operatività delle aziende. Ovvio, non è stata una cosa semplice sicuramente da parte loro emettere un decreto di questo tipo e natura, non sarà una passeggiata anche per noi aziende trasformare questo credito d'imposta in liquidità, ma siamo in dirittura di arrivo, cioè ancora un po' di pazienza e vedrete che veramente si potrà ottenere un impianto estremamente qualitativo con un esborso nullo o estremamente limitato. Poi la differenza la fa sempre il tipo di azienda a cui ti rivolgi. Chi ci conosce sa che abbiamo già realizzato 300 ville no gas con successo in tutto il nord e centro Italia, abbiamo numerosissime testimonianze che lo confermano e, come dico sempre ai clienti, mettiamo a disposizione gli impianti che abbiamo realizzato da visionare a testimonianza della serietà e della nostra esperienza di settore, che è un settore molto specifico delle case no gas che abbiamo quasi fondato noi nel 2014 in tempi non sospetti, quando di pompa di calore, fotovoltaico e batteria ancora non se ne parlava, adesso è diventata una realtà consolidata e incentivata. Per cui ecco, bisogna fare molta attenzione a questi aspetti, ci sono gli strumenti e ci sono le aziende serie per poter ottenere dei risultati garantiti, dovete essere un po' bravi a districarvi a scegliere. Allora io vorrei dare voce a Maria Carla, che mi ha fatto questo commento particolare e mi ha scritto: e ci saranno dei truffatori come è successo a me. Al che io allora ho voluto approfondire e lei mi ha raccontato un po' la tua storia, quindi adesso la volevo un po' condividere per capire se poteva essere un gancio per dare delle... Però non riguarda la cessione del credito del 110, questa è del 65 e del 50, quindi è storia vecchia. Era la vecchia storia che... Chi si proponeva con la cessione del credito raddoppiava il prezzo per incassare poi comunque il prezzo normale dell'impianto più il credito d'imposta. Non è questo il caso, perché essendoci il 110% si ha una cessione totale di tutto quello che è il valore, e quindi anche questi truffatori hanno le gambe corte, per cui quel problema lì è già risolto con Superbonus. Lei giustamente aveva il dente avvelenato, perché avendo ricevuto quel trattamento l'anno scorso. In più ci sono i massimali, esatto, abbastanza precisi. Ma secondo me c'è tanta gente che adesso è un po' sul chi va là per queste storie che ha sentito, cioè, quindi vorrei approfittare. Ha ragione veduta, ma l'ho detto prima, nel senso, bisogna capire anche a chi ti affidi. Certo che se cerchi così a caso
senza prendere informazioni, senza andare a vedere delle testimonianze, delle realizzazioni o dei feedback di gente che ha già lavorato con queste aziende, si rischia tantissimo. State molto attenti a questi grossi gruppi blasonati che fanno numeri da paura, ma hanno una qualità nel servizio e nella cura del cliente pessima. Più grossa è l'azienda, più rischiate. Cioè, poi c'è da dire una cosa, che rispetto alla vecchia cessione del credito, qui ci sono tre fondamenti nuovi. Uno, il visto di conformità. Due, l'asseverazione di un professionista con la congruità dei prezzi. Tre, il salto delle due classi. Quindi uno deve garantirti che salti due classi. Non è semplice. Noi lo facciamo perché facciamo Wilde no gas, abbiamo l'esperienza. Certo. Quelli che mettono ad esempio caldaie e pompe di calore ibride, lì è già più difficile, perché quando si mette una ibrida cosa succede? Tu metà vai a gas, metà vai a pompa di calore. Quindi già metà del beneficio te lo sei mangiato, tra virgolette, adesso semplificando. Quindi d'altra parte sapete che per fare una casa no gas ci vuole un know-how un po' superiore, perché devi garantire in tutte le situazioni di avere il comfort. Okay. Allora, vuoi fare un accenno in modo sì, da specificare? Allora, un cliente ci chiede, ma è una domanda molto ricorrente, se oltre all'impiantistica noi abbiamo anche la divisione oppure collaboriamo con aziende che fanno ristrutturazioni o capotti e serramenti. Allora, innanzitutto ci tengo a rimarcare un concetto che non sta ancora passando in modo chiaro dai media, ovvero la ristrutturazione edilizia che andava al 50% è ancora adesso al 50%, non rientra in nessun modo nel superbonus. Il superbonus è stato creato non per ristrutturare casa, quindi per intenderci per rifare i pavimenti, rifare il bagnetto, rifare le pareti, ma è stata creata e sviluppata per efficientamento energetico e consolidamento antisismico. Questi sono i due macro gruppi che sono i pilastri portanti del superbonus 110%. Proprio per questa ragione noi non abbiamo la divisione edile che può completare questo tipo di servizi, anche per quanto riguarda cappotto e serramenti, perché noi siamo molto specializzati e focalizzati sull'impiantistica. Sappiamo fare bene pompa di calore, fotovoltaico, batterie, colonne di ricarica. Questo rientra nell'ambito dell'impianto tecnologico meccanico. Questo lo sappiamo fare bene dalla A alla Z e riusciamo a coprire sia la parte finanziaria che la parte tecnica con un chiave in mano vero. Tutto quello che è serramenti e cappotti è al di fuori del nostro circuito. Ovvio che possiamo collaborare con aziende che potete trovare voi o che magari vi possiamo consigliare, perché per sentito dire da nostri clienti si sono trovati bene, e ci mancherebbe altro che io possa segnalarle, ma non possiamo essere noi i capofila anche di queste lavorazioni, soprattutto quando di mezzo c'è una cessione del credito, perché cessione del credito richiede anche una copertura finanziaria e i nostri partner finanziari, che sono due grossi gruppi dell'energia, coprono solamente la parte impiantistica. Per cui vorrei precisare ulteriormente questo concetto, ovvero non si può ristrutturare casa gratis, questo è stato un errore gravissimo di comunicazione, e noi ci occupiamo della parte tecnologica dalla A alla Z, non riusciamo a fare cappotti, che tra l'altro io sconsiglio di fare i cappotti perché portano più problemi che benefici. Chi mi segue sa che è un po' un nostro punto di forza quello di potenziare l'impianto a discapito invece dell'esasperazione degli involucri che portano problemi di muffe, e quindi è una lavorazione molto spesso inutile. Con pompa di calore, fotovoltaico e batteria riusciamo a superare di almeno tre classi la classe energetica della casa esistente, salvo chiaramente delle verifiche che faremo prima di impostare comunque tutta la contrattualistica, perché comunque siamo un'azienda seria, quindi se vi garantiamo una cosa è perché l'abbiamo verificata e ne siamo certi. E quindi con pompa di calore fotovoltaico riusciamo ad abbattere le bollette dal 50 al 70% senza il cappotto. Il cappotto è una cosa che, ai fini di raggiungere un risultato, di rientrare in questo super bonus, per quanto ci riguarda non serve, non è indispensabile, è una cosa in più che se volete fare non c'è problema, ma non è una cosa che possiamo gestire noi. Ok. C'è una nostra cliente, forse Antonella, Andrea se la ricorda, Antonella sì. Cazzaniga. Buongiorno, io ho fatto il fotovoltaico con voi qualche anno fa, volevo informazioni sulle batterie. Allora, magari possiamo toccare questo argomento delle batterie. Questo argomento è un po' delicato, nel senso che l'elemento trainante è la pompa di calore, quindi nel caso di Antonella
servirà comunque fare una pompa di calore per riuscire a sbloccare anche quello che sarà il discorso batteria. Ma la batteria non può essere montata su un impianto esistente, dico bene Andrea? E quindi ci deve essere un impianto fotovoltaico con la propria batteria. Per cui, per rispondere alla domanda, è sì, si può mettere una batteria, a patto che si faccia la pompa di calore e un piccolo impianto fotovoltaico che si traini anche il discorso batteria. Altrimenti, per chi ha già un impianto fotovoltaico in scambio sul posto, in conto energia, col super bonus non è possibile inserire la batteria. Infatti una grossa rogna è per quelli che hanno un impianto fotovoltaico che occupa tutto il tetto, non riescono a usufruire del super bonus per avere la batteria. Possono fare la pompa di calore, però bisogna mettere almeno un kilowatt di fotovoltaico per poter agganciarci una batteria. E non può essere agganciata sull'impianto vecchio, deve essere agganciata sull'impianto nuovo. Quindi c'è una cosa molto bella, a me ha fatto molto piacere che comunque lo Stato abbia messo in campo degli strumenti di controllo e delle regole molto più chiare e restringenti. Non si può fare quello che si vuole, cioè con questo super bonus non esiste buttami dentro questo, buttami dentro quello, gonfiami i prezzi perché io ho bisogno di fare questo, fatturami un po' di più, nega dentro sta roba. Questa roba non era possibile farla prima con la detrazione fiscale, a maggior ragione adesso con queste regole stringenti, chiare e ben delimitate nei massimali e nella tipologia è assolutamente vietato, si rischia veramente di incappare in sanzioni o di vedersi privati di tutto quello che è il beneficio di questo super bonus. Per cui attenzione a cercare di fare i furbi con il super bonus finalmente è una legge a prova di furbo e a tutela e garanzia di questo ci siamo noi come azienda che siamo responsabili in solido di questa cosa, per cui non c'è spazio di manovra a riguardo, bisogna un po' accontentarsi di quelle che sono le regole. Ok, ecco, beh, si chiedeva ancora del main contractor, è stato chiarito? Bisognerà aspettare i decreti attuativi? No, è stato abbastanza chiarito. Allora, un utente può usufruire anche di più aziende separate e cedere credito anche ad avanzamento lavori per un minimo del 30% dell'importo globale. Quindi, tornando a quello che diceva Fabio prima, se uno vuol farsi il cappotto può fare separatamente il cappotto e la pompa di calore, quindi avere due aziende separate a cui cedere eventualmente il credito. Quindi questa cosa del mio contratto è stata un po' tirata via. Resta il problema che avendo due aziende separate rimarrebbe il cliente finale a garantire il salto delle due classi. A meno che, cioè, se, ad esempio, se volete fare il cappotto con un'altra ditta e la pompa di calore fotovoltaico con noi, noi già vi garantiamo due classi con l'intervento sulla pompa di calore, siete già a posto se fate tutto contemporaneamente. Se invece gestite voi la cosa, dovete garantire voi le due classi. Questo è un po' l'inghippo, diciamo. Vedo che molti stanno scrivendo su vari siti tecnici di incaricare un professionista che fa una preanalisi e poi dare voi l'appalto alle ditte, diciamo. Sicuramente è possibile farlo, però il professionista tipicamente non è specialmente... Allora, per quanto riguarda il cappotto lo può fare il professionista, per quanto riguarda la nostra, quello che facciamo noi, è difficile trovare un professionista che possa conoscere quello che facciamo, a meno che non si metta in contatto con noi, quindi la trovo abbastanza... con noi non funzionerebbe, ecco, insomma, questa cosa. Allora, qui cerchiamo di avere un ritmo un po' più sostenuto perché le domande sono tante. Allora, villette bifamiliari si intendono come condomini da due unità abitative o ricadono nella prima categoria dove il massimale non cala? Bifamiliari, se in ingresso indipendente, vanno bene, quindi due case autonome. Come se fossero due villette autonome. Okay. C'è anche una domanda un po' particolare sulla sanatoria, è un argomento su cui siamo ferrati o è meglio... No, allora, in attesa di licenza di sanatoria non si può fare nulla, cioè è importantissimo c'è un abuso edilizio. Che la casa sia a posto a livello di documentazione catastale, amministrativa, burocratica, cioè... Questo bisognerebbe, meglio di no, però. Sarebbe un rischio. Sarebbe un rischio. C'è un'altra domanda da Frascone, che è un nostro cliente, se non ricordo chiarite male. Cos'è unità immobiliare, che rapporto c'è con unità familiare? No, unità immobiliare, singola unità immobiliare, si intende una unità
che è accatastata come singolo intermediario, cioè si vede dalla misura catastale. Quindi questi però non voglio citarli. Unità immobiliare chiarito a livello di catasto, cioè quindi deve essere un'abitazione usufruita da una famiglia con uno o più particelle, diciamo di solito c'è una particella catastale con dei subalterni. Questo invece è... Andrea, la questione dello scambio sul posto. Ah, ok, questa qui, ecco, non la volevo dire però, allora, no, perché allora, nella versione precedente del decreto era scritto chiaro e tondo che chi usufruisce del super bonus 110% non può usufruire dello scambio sul posto. La cosa è rimasta uguale, però è stato introdotto un trafiletto che dice il Ministero dello Sviluppo Economico definirà le modalità con cui remunerare la corrente messa in rete, premiando l'autoconsumo. Quindi ci aspettiamo che magari nei prossimi mesi ci sia una piccola remunerazione sulla corrente immessa in rete, però c'è scritto premiando l'autoconsumo, quindi vogliono assolutamente che sia messa la batteria perché vogliono che l'autoconsumo sia massimizzato e la corrente in rete minima, quindi premieranno magari chi autoconsuma di più, quindi più meno ne butti in rete più autoconsumi, secondo me sarà una cosa del genere, tipo il quarto conto di energia per chi se lo ricorda, ecco, una cosa così. Ok, c'è una domanda di Joe Tri, che tra l'altro siamo già in contatto e forse aveva già preso con Fabio. La legge 10 cos'è? Però non si può spiegare adesso. Okay. È una cosa burocratica che va fatta per... La redazione dell'APE prima e post può essere fatta dalla stessa ditta che fa i lavori o bisogna incaricare un tecnico estraneo? Lo commissioniamo noi a un tecnico di nostra fiducia. Ok. Frascone dice ancora, quindi non si fa riferimento alle utenze? Allora, io conosco bene la situazione di Fabio. Lui è praticamente ha due unità abitative all'interno di un'unica villa con un unico contatore sostanzialmente. Per cui lì bisognerà proprio andare un po' nel dettaglio, magari con un'interrogazione all'Agenzia delle Entrate per avere una specifica della tua situazione, per capire se possiamo avere a disposizione il doppio dei massimali oppure un unico massimale. Penso che faccia fede il catasto, questa cosa qui è ancora da chiarire. Allora, se l'unità abitativa è abitata da una sola famiglia, potrebbe essere anche vista come un'unica unità immobiliare. Lì sono due famiglie. Se sono due famiglie bisogna fare due contatori. Lì è stato unificato, però adesso ultimamente non vedono di buon occhio, cioè noi lo facciamo, però... Possibile che comunque sia un unico massimale in una situazione di questo tipo? No, secondo me sono due, sono ingressi indipendenti, però bisogna separare i massimali. Una villa unica con due appartamenti, due famiglie dentro. Se i due appartamenti hanno ingressi indipendenti, se c'è una scala unica, non lo so. Ma se sono ingressi indipendenti si possono... Fabio, la tua situazione è un po' particolare, andrà vista poi nello specifico con i decreti attuativi. Comunque nella legge è scritto ingressi indipendenti, quindi se avete una scala che fa due appartamenti, lì è da vedere. Le seconde case, sai che c'era un po' una diatriba, no? Seconda casa sì, seconda casa seconda no. Seconda casa sì. Ok, quindi anche le seconde case sono state ammesse. L'abbiamo detto all'inizio, sì, assolutamente sono perso sì. Io. Uno può fare al massimo due case, la prima e la seconda. Ok. Abbiamo novità da parte dell'Agenzia delle Entrate sul decreto attuativo? Si possono già eseguire i lavori? Questa è una bella domanda, nel senso che in realtà dal 1 luglio è in vigore. Allora, non è stato assolutamente ritrattato questo, allora, giusto Andrea? Esatto, la legge non dice il decreto attuativo, dice... prima diceva dall'entrata in vigore del decreto, ora dice dalla conversione in legge, quindi supponiamo dal 18 luglio l'Agenzia delle Entrate ha 30 giorni di tempo per emanare le norme attuative. In sostanza cosa fa l'Agenzia delle Entrate? Farà il portale per la cessione del credito, che c'è già, quindi farà una revisione del portale. Dall'Agenzia delle Entrate non ci aspettiamo altri tipi di norme. Se ne rispondiamo in tempo, perdo. Quindi si può procedere tranquillamente. L'unica cosa è che noi non potremo acquisire il credito fino a che non sarà il portale attivo, tutto là. Mentre ci aspettiamo altri decreti attuativi dal Ministero dello Sviluppo Economico, tipo quello che dicevamo prima dello scambio, cioè della remunerazione della corrente o cose del genere. Quindi dall'Agenzia delle Entrate sono solamente norme attuative, cioè su come operare, diciamo, ma quello interessa più noi che voi, cioè voi potete firmare un contratto
L'unica cosa siamo noi che non possiamo acquisire il credito finché non è operativo formalmente. Cioè. Allora, qui abbiamo anche una domanda tecnica sugli spazi che magari è inerente alla tipologia di lavori che facciamo noi. Lo spazio interno in garage, lavanderia, di cui si necessita per piazzare inverter, unità interna, PDC e batterie, quanto è all'incirca di superficie? Beh, allora, almeno servirebbero 2 metri quadrati per poter alloggiare tutta la parte interna, visto che con il super bonus ci saranno anche le batterie, poi a seconda se sarà monofase o trifase la batteria sarà diversa, però serve un minimo di spazio, 2 metri quadri. Vige sempre la regola che ogni volta è un vestito su misura, ogni volta si può trovare comunque una soluzione che accontenti sia noi dal punto di vista tecnico che il cliente, per cui non mi sento adesso di dare proprio delle prescrizioni precise. Attenzione alla macchina esterna, la pompa di calore. Sì, esatto, cioè lo spazio esterno. Il presupposto è che ci sia comunque, esatto, un minimo di spazio esterno comodo per mettere l'unità esterna, un localino interno o comunque una casettina anche di legno in adiacenza alla casa ben isolata per alloggiare la parte interna e la parte tecnica. Comunque foto ne vedono sui nostri siti. Sì, esatto, poi adesso con l'ultimo modello di pompa di calore gli spazi si sono compattati molto rispetto magari a molti video che avete visto dove ci sono delle centrali termiche molto ampie con più serbatoi, con molti tubi appesi alle pareti. Adesso si riesce veramente a fare tutto in 1 metro quadro, 2 metri quadri, quindi non vi preoccupate che se avete una vigliettina singola, schiera o comunque una casa dipendente dove c'è un locale caldaia riusciamo a fare tutto. L'optimum sarebbe proprio avere un localino tecnico che può essere una parte della lavanderia, meglio ancora una parte del box che è ancora più comodo, voglio dire, una soluzione si trova. Parliamo ancora un attimo di villette bifamiliari perché chiaramente è un tema scottante. E nonostante la voce deve avere un ingresso singolo è abbastanza chiarificatrice, però vedo che comunque continuano ad avere dei dubbi abbastanza pesanti. Per esempio, per le villette bifamiliari che hanno un ingresso singolo per ogni appartamento, sì, ma allo stesso tempo hanno parti comuni, rientrano nel bonus? Sì, e se questa villetta bifamiliare è all'interno di un complesso residenziale gestito da un amministratore per le parti comuni, rientra ugualmente? Secondo me sì. Okay. L'importante è che il proprietario che ne ha titolo sia proprio, abbia titolo sulla sua unità immobiliare. Le parti comuni, è chiaro che se è un complesso di villetta schiera, ad esempio, o residence, no? C'è un amministratore, c'è una società che amministra, va bene, cioè. L'importante è che voi siete proprietari o aventi titolo su quell'unità immobiliare. Ma se volete possiamo leggere anche proprio cosa dice. Vabbè, andiamo avanti. Uno dei vincoli, immagino, è che la casa, seconda o prima, per quanto rudere sia, abbia comunque la cosiddetta abitabilità. Forse questa l'avevamo già esaminata anche la volta scorsa. Non so se vogliamo ribadire. Dietro che ci sono questa domanda che... Beh sì, il presupposto che ci sia l'abitabilità per una riqualificazione energetica dovrebbe essere quello base, poi è chiaro che rientrano anche le ristrutturazioni. O che l'abbiano avuta l'abitabilità. Quantomeno almeno. Esatto, cioè che siano state ad uso abitativo, ad uso residenziale. Ad esempio le stalle non possono rientrare. Un caseificio, ci è capitato un cliente che ha preso un caseificio. Un macello, ha fatto un cambio di destinazione d'uso, ha trasformato in abitazione, quello non rientra. No. Quello problematico. Ecco, scusate, vi leggo un attimo cosa dice. Sì. Interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Ok. Questo è, dicono. Rimane da chiarire, scusa se perché ne abbiamo parlato io all'inizio, cioè rimane da chiarire nel momento in cui c'è un amministratore. No. Se figura come villa o figura come condominio? Perché no. Allora, se c'è l'amministratore sulle parti comuni può andare bene, basta che abbiano accesso indipendente, cioè le villette a schiera spesso hanno un amministratore perché magari c'è non so, il corsello, sì, infatti, queste cose qua. Me ne sono capitate parecchie di queste, almeno 4-5. Ma basta che rispettino questa norma qua. Ok, bene. Parliamo anche un attimo, una piccola parentesi sui condomini. Che per esempio i piccoli condomini da 10 appartamenti li avevamo anche presi, diciamo, avevamo fatto anche un'analisi. Sì, sì. E quindi c'è Raffaella che ci chiede: il mio condominio ha 8 unità, di cui 6 indipendenti, è amministrato.
Abbiamo riscaldamento autonomo e caldaia di proprietà dei singoli proprietari, non in uno spazio comune. È attuabile ecobonus per mettere pompa di calore? No, purtroppo no. Dovete avere condomini con caldaia centralizzata. So che a volte ripetiamo le stesse cose, ma questo è importante, peccato, però attualmente è così, cioè condomini solo se vuoi aggiungere qualcosa sulle limitazioni tecniche. Okay. Andiamo avanti. Esiste la possibilità per il cliente di pagare a voi la fattura avendo le risorse proprie necessarie per farle e di cedere il credito d'imposta alla propria banca recuperando il 100% della fattura pagata? Ma questa no, è quello che ha detto prima, sì, quello che abbiamo parlato prima, sì, nel senso che se la tua banca ti permette di fare ciò, certo che sì, cioè la legge è stata anche in un certo qual modo concepita con questa dinamica. Magari. Il problema è che un conto è concepire una dinamica in via teorica, un conto è vedere se gli attori di questa dinamica sono interessati a partecipare, cioè ci possono essere anche dei buoni intenti di stimolare gli istituti di credito a finanziare questa cessione del credito. Non è detto che poi le condizioni messe in campo siano interessanti, e a mio modo di vedere è quello che sta succedendo adesso, cioè il 10% in 5 anni non è interessante per una banca, e da quello che stiamo vedendo si stanno prendendo tutto il tempo necessario per fare delle valutazioni, anche perché il rischio per una banca di ricevere un credito non sano in questi termini è ancora abbastanza elevato, cioè nel senso vorranno vederci chiaro prima di dare soldi in cambio di un credito d'imposta, cosa che invece può fare in modo molto più snello un'azienda già operante nel settore. Di fatto le banche non ci capiscono niente di impianti, di normative, di APE, di efficienza energetica, quindi non sanno cosa bene si sta realizzando, per cui non fateci troppo conto su questa cosa. Io lo spero tanto, me lo auguro, me lo auspico che entreranno a finanziare le banche direttamente i privati. Una nota brevissima, le banche, ho visto che alcune banche tipo BNL si stanno proponendo per il super bonus, però cosa fanno? Vi fanno dei mutui a 6 anni e dicono voi pagate e io vi appoggio per un mutuo a 6 anni, non è che vi prendono il credito attualmente, diciamo, quindi ci sono queste proposte, però sono, ripeto, sono semplicemente dei mutui per farvi pagare l'intervento e usufruirne poi voi in detrazione fiscale. Sì, io ribadisco che se trovate un'azienda che si prende sul groppone il vostro credito d'imposta a costo zero, con un piccolo contributo, con qualsiasi tipo di formula che possa essere interessante, e vi alleggerite di questo fardello ricevendo in cambio un impianto come si deve, avete fatto bingo, per cui non andrei troppo a far riferimento a degli istituti di credito che attualmente non si sono ancora pronunciati. Poi felice di essere smentito e felice di ricevere pagamenti da clienti che hanno ricevuto i finanziamenti dalla propria banca. Sarebbe una semplificazione enorme per noi, come per tutte le imprese artigiane e le aziende che operano nel settore, ci mancherebbe altro. Attualmente non è così. Occorre ancora il doppio salto di classe energetica? Sì, è indispensabile, c'è proprio il presupposto cardine, ma è una domanda che mi sento fare ancora oggi spesso. Con pompa di calore fotovoltaico è quasi certo, a meno che voi non abbiate delle condizioni molto particolari, molto malmesse, due classi si superano a occhi chiusi, quantomeno con l'impianto formica furba. Poi io non so altre aziende cosa vanno a proporre, molto probabilmente con un ibrido no, molto probabilmente con degli impianti fotovoltaici striminziti no, però il pacchetto tecnologico che abbiamo messo in campo noi garantisce il salto di almeno due classi, addirittura in alcuni casi anche cinque classi, però quello poi lo vedremo di volta in volta. Abbiamo una decina di APE prima, APE dopo, su realizzazioni fatte negli anni, un paio d'anni precedenti, diciamo. Quindi abbiamo già testato questa cosa. Allora, c'è Flavio, che è già in contatto da qualche anno con noi, che chiede: non ho APE della casa indipendente perché è costruita nel 1980. Ci pensate tutto voi e quanto tempo ci vuole? Allora, la risposta è sì, pensiamo a tutto noi. La natura proprio della nostra azienda e del sistema formica furba comprende tutta la burocrazia necessaria a realizzare gli impianti. Lo facevamo prima con la vecchia detrazione fiscale, a maggior ragione adesso col super bonus, che c'è molta più burocrazia, molte più pratiche da fare.
lo facciamo ancora più volentieri, perché sappiamo bene che è una seccatura per un cliente privato che nella vita fa un altro mestiere doversi preoccupare, occupare o doversi studiare questo tipo di pratiche norme da mettere in campo. Pensiamo tutto noi con un chiave in mano. Ora, la tempistica dipenderà anche un po' dalla pianificazione, dalla mole di lavoro, certo, che saremo costretti a supportare, però voglio dire, fare un attestato di prestazione energetica ante operam e post operam non è che richiede tutto sto tempo. Una volta fatta l'analisi dell'ante operam, il 90% del lavoro è fatto, si tratta poi di andare ad inserire l'intervento che viene fatto successivamente e certificare la miglioria, il miglioramento della classe. Soprattutto non ci vanno bene quegli app fatti online a 60 euro, quelle robe lì non bravo, cioè se avete un'app fatto da qualsiasi tipo di ingegnere che conosciate o fate in internet, noi non la riteniamo buona, perché è un elemento cardine e di estrema responsabilità per mandare in porto la procedura. Se l'ape che avete in mano è sbagliata, salta tutto il processo, per cui noi ci occuperemo di fare tutto dall'A alla Z, anche se avete già della documentazione a riguardo. Se qualcuno volesse cercare queste figure o tecnici, chiaramente nel momento in cui si affida a noi, siamo noi che suggeriamo queste figure. Però per esempio qui vedo una domanda dove mi dicono: dove si trova questa figura che fa il rilascio della classe energetica e certifica la congruità costo-intervento? Una domanda. No, no, beh, faccio rispondere a te. No, allora, si trovano queste figure, sono ingegneri iscritti all'albo, generalmente diciamo che sono più qualificati. Nel nostro caso noi rifiutiamo questa impostazione, a meno che non sia una collaborazione, cioè noi vogliamo determinare tutte le fasi, essere certi di chi fa l'ape prima, l'ape dopo, l'asseverazione, ma non perché vogliamo comandare noi, ma perché il processo, cioè noi dobbiamo garantire le due classi, vogliamo avere il controllo su tutto il processo. Quindi capiterà il caso sfigato in cui diremo: guarda, ci siamo sbagliati per un 0, ma non c'è. Noi dobbiamo essere sicuri anche per tutelare voi, perché poi l'Agenzia delle Entrate viene a pigliare voi se qualcosa va storto. Quindi questa cosa qui, come diceva Fabio prima, qui non si scherza. Dobbiamo essere certi che vada tutto a finire bene, diciamo, no? E poi i prezzi di queste attività professionali sono inclusi nei 30.000 euro, dobbiamo farli includere, non è che sono fuori, quindi deve essere tutto dentro, okay, questa cosa qua. Ok, Andrea. Allora vorrei ribadire ancora un attimo il discorso di chi si sta approcciando, che magari ha sentito di questo super bonus e lo considera solo in relazione all'impianto fotovoltaico. Per esempio qui una domanda di Daniela che mi dice: ho una villetta a schiera, alcune probabilmente delle villette a fianco hanno già il fotovoltaico, lei magari aveva sempre pensato di farlo ma non ha mai preso in considerazione la spesa, adesso magari sente parlare di questo ecobonus, non ha ben capito quali sono gli interventi cardine e quindi mi dice: cosa devo fare per ottenere il bonus? Allora, ripeto in quattro parole, proprio in estrema sintesi, gli elementi trainanti sono pompa di calore e isolamento delle superfici opache, il cappotto, l'isolamento del tetto. Senza questi due elementi non si ha super bonus, punto. Lasciamo perdere il consolidamento antisismico, che su una villetta già abitata non credo sia da prendere in considerazione. Per cui il fotovoltaico fine a se stesso non rientra, bisogna fare o il cappotto, quindi poi si potrà fare il fotovoltaico alla batteria, o la pompa di calore e uguale si potrà fare il fotovoltaico a batteria. Eventualmente si può fare la pompa di calore al 110 e il fotovoltaico con il vecchio ordinamento? Sì, okay. Può fare. Salutiamo Michele Arcopinto da Napoli. Grazie. Ciao Michele. Per esempio, Riccardo ci chiede: io ho già l'impianto fotovoltaico 14 anni fa, non viene considerato? No. È un impianto esistente. Esatto. Non entra in nessun modo. Devi avere spazio sul tetto libero per farne uno nuovo. Allora, per esempio c'è Daniele che ci chiede: come si fa a prenotare per fare il lavoro con il vostro intervento? Devi andare sulla pagina di Formica Furba, nella sezione contatti c'è tutta un'area specifica per il super bonus, non devi far altro che seguire la procedura, quindi inizialmente ti scrivi e mi lasci i tuoi dati di base, dopodiché via email ricevi le informazioni, per cui riceverai un piccolo questionario da compilare e attraverso quel questionario io sono in grado di elaborare la tua richiesta. Quindi diciamo, per chi ci sta ascoltando,
sul sito Formica Furba, www.formicafurba.com, alla pagina contatti, c'è spiegato brevemente, c'è una piccola guida sul super bonus che avevamo fatto all'inizio, c'è un pulsante con scritto voglio accedere al super bonus, cliccando lì vi porta su un'altra pagina dove lasciate i vostri dati e poi seguite le informazioni che ricevete via email. Se non vi arrivano email, provate a controllare nella casella di spam che ogni tanto finiscono lì. Ok, il fotovoltaico perde lo scambio sul posto, ci chiede Massimiliano. Sì, questo l'abbiamo detto all'inizio, cioè nel decreto era già scritto che lo scambio sul posto non è che lo perde, non lo riceve, cioè se voi avete un fotovoltaico vecchio vi tenete lo scambio sul posto o l'incentivo, quello che avete. Il nuovo fotovoltaico che fate col super bonus non ottiene lo scambio sul posto, punto. Dicevamo prima che probabilmente il Ministero dello Sviluppo Economico elaborerà una tariffa, qualcosina di, per remunerare la corrente, diciamo. Ma attualmente non si sa niente di questo. Sì. Puntiamo sulle batterie, cioè di corrente in rete ne va meno possibile perché incentivano le batterie. Ok, abbiamo una domanda su come si combinano i vari lavori. Per esempio c'è Florence che ci chiede, allora, come si combina il vostro lavoro e di altri come serramentisti imprese edili, come può essere un progetto unico con più maestranze e fare cessioni del credito? È possibile questo modus operandi? Vogliamo dare qualche indicazione eventualmente? Allora, è possibile per il cliente cedere il credito a due aziende diverse, no? Come dicevamo prima, noi garantiamo le due classi con il nostro intervento. Se fate anche serramenti e cappotto, diciamo, è una miglioria. Se invece fate voi, diciamo, da, come dire, da trade union, dovete garantire voi come cliente il salto delle due classi, quindi affidarvi a un esterno, diciamo, no? Quindi diciamo che se prendete noi e un altro e noi vi diciamo con noi salti le due classi, già siete a posto, unite l'altro intervento, ok? Questo lo potete fare. Se invece prendete professionisti diversi, diciamo, dovete garantire voi le due classi, se non avete un general contractor. Allora, abbiamo una domanda sulle colonnine dell'auto elettrica. Quindi c'è Fabrizio che ci chiede, anche se non ho la macchina elettrica, posso comunque installare la colonnina? E direi proprio di sì, quindi non c'è sarebbe, nessun vincolo. No, ma non solo, sarebbe un'opportunità, esatto, da non lasciarsi scappare. Fare un'azione proattiva in vista di... Non c'è dubbio che fra 2-3 anni saremo pieni di macchine plug-in e fra 5-10 anni probabilmente metà del parco circolante sarà elettrico. Magari mi sto sbilanciando anche un po' troppo, ma è ormai da vedere che tutte le case stanno lanciando i modelli plug-in Fiat, BMW e tutte le case giapponesi. Fatelo, portatevi avanti, anche se dovete fare voi l'investimento. Fatevi montare una colonnina ben fatta di ricarica del veicolo elettrico, ve la portate al 110% e la casa rimane con una stazione di ricarica. Aumenterà il valore dell'abitazione, oltre che la comodità. Ok, datemi un secondo perché pian piano spariscono le domande, quindi devo anche capire un po' dove siamo arrivati. Allora... quali potrebbero essere, ma il cappotto è solo cappotto, prevede anche lo scambio di infissi e super bonus, che costi ci sono, avendo già fatto la PDG, batterie più cappotto infissi mi fanno salire due classi, ancora Fabio. Poi c'è anche una domanda di Flavio, se con una pompa fotovoltaico batteria ho due classi in più per avere 110, se aggiungessi le finestre il nuovo impianto elettrico rientrerebbero nel 110? Sì. Per finestre e impianto elettrico rimane solo il 50. No, finestre sì, impianto elettrico no. Allora, il super bonus, nel momento in cui c'è un elemento trainante, si tigra a rimorchio, possiamo utilizzare questo termine, tutti gli interventi che ricadevano nell'eco bonus dell'anno scorso, che sono solare termico, serramenti, ombreggianti, sì. Biomasse pochissimo, solo in determinate condizioni. E hanno escluso quelle, cioè comuni montani, cioè solo in determinate condizioni. Le biomasse verranno praticamente, bisogna fare un campo minato con le biomasse perché verranno fortemente penalizzate, quindi è solo in condizioni disagiate,
potranno rientrare le biomasse, altrimenti no. Però tutti quelli che sono i vecchi interventi, esatto, del vecchio ecobonus possono rientrare. Quindi come secondario. Sì. No, le ristrutturazioni edilizie. Neanche l'impianto elettrico entra nella ristrutturazione, quindi non entra. Sì, ma come si fa a pagarvi? Non esiste bonifico 110%. Forse no. Ancora non è chiaro questo meccanismo. Spiega questo meccanismo. Come fai la cessione, come l'abbiamo già fatta, Fabio? Come se vai a casa di uno e... Beh, allora, no, ma nel caso in cui uno ci dovesse fare il bonifico perché se lo tiene lui, è sempre... Eh no, deve pagarci. Sì, ma con che bonifico che non c'è? C'è il 50 e c'è il 65? No, verrà fuori, il bonifico parlante, sempre quello. Quello del 65, va fatto quello del 65, è già attiva sta cosa qua. Per esempio questa qua è una cosa che è obiettivamente... Se notate, non c'è scritto 65, fa riferimento alle leggi, ma la legge è quella. Sì, allora, diciamo che aspettiamo tendenzialmente il 18, che è settimana prossima. In teoria, facendo un bonifico per detrazione fiscale al 65%, essendo fatto dopo il 1 luglio e avendo comunque tutti i requisiti al posto giusto, quindi l'aumento delle due classi, massimali rispettati e quelli che sono i requisiti del super bonus, voi avete diritto a portare l'anno dopo in detrazione questa spesa col 110%. Aspettiamo il 18 perché lì chiaramente usciranno magari nero su bianco tutte le gli approfondimenti e le declinazioni. Dovrebbe probabilmente comparire una sezione in banca con il bonus, allora, 110. Secondo me no. Potrebbe anche non esserci, la banca fa da sostituto d'imposta, si trattiene un 8% sull'imponibile. Addirittura le due tipologie, quello per ristrutturazione e quello per riqualificazione energetica, sono uguali, cambia solo il titolo. Quindi non c'entra il 65. Va bene, quello attualmente usato per il 65% va già bene come bonifico. Vediamo se faranno una separazione, ma non credo. Allora, c'è una domanda di Carmine che dice: è meglio aspettare i decreti attuativi o possiamo già iniziare i sopralluoghi? Allora, i sopralluoghi verranno poi pianificati e organizzati dal 18 in poi. Riusciremo a fare qualcosina prima, ma il 18 è ormai settimana prossima. Nel tuo caso, Carmine, non preoccuparti, sei già nella lista preferenziale. Non appena poi pianificheremo tutto, sarai tra i primi a ricevere il sopralluogo e quindi probabilmente anche le lavorazioni. Per cui diciamo, dal 18 in poi si deve cominciare a lavorare giorno e notte, cioè è 4 mesi che siamo fermi, non vediamo l'ora di ricominciare a lavorare a pieno ritmo, anzi dovremo anche lavorare a ritmo triplo per riuscire a soddisfare tutte le vostre richieste, perché chiaramente il nostro obiettivo è cercare di fare più impianti possibile, di aiutare a risolvere il problema a più famiglie possibile, nel limite delle nostre potenzialità e nelle ore lavorative potenziali giornaliere, che sono 16-18, poi qualche ora bisognerà anche dormire, insomma, cioè, se no poi si scleriamo. Renzo invece ci chiede, domanda di Renzo, con una colonnina di ricarica, quanto è il fabbisogno giornaliero per una carica di auto elettrica media? Allora, il fabbisogno giornaliero dipende da che auto hai e da quanta strada fai. Tendenzialmente 30-40 kW al giorno ti permettono di fare anche 100-150 km. È una domanda un po' troppo a maglie larghe. Se si ha comunque un bel fotovoltaico e una bella colonnina di ricarica, si può fare il pieno tranquillamente anche nelle ore diurne. Ecco. Parliamo di macchine tipo, non so, una Leaf, una Golf, allora, utilitaria, cioè non Tesla. Ecco, cioè. La Tesla può arrivare a 75 kW, una Zoe 45, una Zoe, più o meno questi sono in range. Però Tesla anche a 100. Sì, beh, certo. Chiaro, parlavo di una Model 3 che magari è un po' più accessibile, 75 kW. Uh-huh. Ho visto una domanda riguardo alla Lombardia di Laura. Sì. Poi purtroppo ci stiamo concentrando sulla Lombardia, valutiamo poi caso per caso se si può fare qualcosa anche fuori, ma la vediamo dura. Nel tuo caso, Laura, ci siamo già sentiti, vedremo un po' come fare. C'è ancora una domanda di Flavio che vuole una precisazione. Dice: la casa intestata a mia mamma, pensionata, può chiedere comunque la cessione del credito del 110? Certo, sì. La cessione del... ecco, questo è un ottimo gancio perché non mi è venuto in mente di chiarire questo aspetto. Mi state chiedendo in molti se la capienza fiscale vostra ha a che fare
con la possibilità di accedere a questo 110% con la cessione del credito. E poi un'altra domanda sovente è: se cedo il credito, posso fare degli altri interventi, ad esempio di ristrutturazione, sfruttando il mio credito, oppure il mio credito viene completamente eroso dal fatto che l'abbia ceduto? La cessione del credito nasce proprio per soddisfare le esigenze di quelle persone fisiche che possono essere o no tax area, quindi residenti all'estero con reddito all'estero, ma con casa di proprietà in Italia, quindi impossibilitati di scaricare dalle tasse in Italia. I frontalieri sono un caso abbastanza comune, e anche e soprattutto per chi è disoccupato o non ha capienza fiscale, perché il tuo credito viene ceduto indipendentemente dal fatto che tu ce l'abbia o meno. E soprattutto, altra cosa molto bella, non va in nessun caso ad erodere il credito che voi avete e che vi rimane, un credito residuo, per cui potete tranquillamente fare, per ipotesi, 78.000 euro di spesa per il super bonus con pompa di calore, fotovoltaico, batteria, colonnina e cederlo, e magari poter fare un intervento di ristrutturazione edilizia di 50.000 euro e portarvi 25.000 euro in detrazione sulla vostra capienza. Per cui questa cosa è completamente scollegata, disaccoppiata. Il credito d'imposta non fa cumulo con la vostra capienza fiscale in nessun modo e in nessuna declinazione, a patto che non facciate lo stesso intervento due volte. Cioè non potete fare un intervento di cessione del credito con la pompa di calore e poi andare a comprare un'altra pompa di calore e pretendere di scaricarla col vostro credito di imposta. Però voglio dire, cioè, comunque il credito sorge dall'intervento, non dal vostro stipendio. Dal non ha nulla a che fare con la vostra capienza e la vostra capacità economica. Nulla. Allora, c'è Flavio Rebellato, probabilmente deve essere già in contatto con noi perché ci parla come se dobbiamo fare i lavori, e quindi ci chiede: ci invierete una programmazione, calendarizzazione delle date possibili per l'intervento, anche per coordinare tempi interventi di terzi, serramenti e parziale cappotto, punto di domanda. Sì, allora Flavio, sì, solo che adesso ci troviamo in una condizione dove è ancora un po' prematuro riuscire a pianificare tutto, perché dal 18 in poi un caso come il tuo, che è abbastanza complesso, ci sono più unità abitative all'interno della stessa abitazione, andrà chiarito e andrà studiato bene nel dettaglio. Ovvio che sì, calendarizzeremo tutto. Assolutamente. E sarà proprio il nostro obiettivo di pianificare nel minimo dettaglio tutte le lavorazioni con le relative tempistiche, le relative squadre e le relative pratiche. Per cui sì, dateci ancora 10-15 giorni, comunque il mese di luglio sarà fondamentale per impostare quello che saranno tutte le lavorazioni. Una volta fatti i sopralluoghi calendarizzeremo da qui fino ai primi mesi del 2021, quindi ognuno saprà più o meno il mese, quando ricadrà. Ricadrà. Allora, vedo che ci sono ancora tantissime domande. Noi siamo già a 1:10, io direi di fare ancora 20 minuti. Vorrei anche dare precedenza a chi ha condiviso la diretta. Quindi, siccome che qui quando mettete la domanda io vedo se avete condiviso, daremo precedenza a chi ha condiviso questa diretta e adesso selezioneremo quelle un pochettino più interessanti in modo da andare via un pochettino più spediti e dare anche un po' voce a tutti. Quindi, vediamo un po'. È vero, IVA esclusa, carico il cliente finale. A te abbiamo già risposto. Quanti kilowatt riuscite a dare? Beh, cosa si intende per un impianto medio di fotovoltaico? Beh, allora sul monofase riusciamo ad arrivare a 7-7.5 kW di picco con un inverter da 6, sul trifase si va a 10 kW. Poi se insieme reputeremo intelligente non installare una batteria e fare un 20 kW di fotovoltaico perché ci sono esigenze particolari, lo potremo anche fare. Il limite è 48.000 con 2.400 euro al kilowatt per il fotovoltaico, quindi un 20 kW, 20 per 2.400 fa 48, oppure limitare la potenza del fotovoltaico e compensare la capienza del massimale con i 1.000 euro per kilowatt della batteria. Ho parlato un mese fa con un cliente che aveva un'esigenza molto particolare, dove
non gli interessava in questo momento inserire una batteria, perché comunque è consapevole che in un futuro prossimo le batterie potrebbero calare molto di prezzo. Per lui era molto più interessante investire sulla potenza di picco, e abbiamo concordato di realizzare un 20 kW di fotovoltaico tralasciando le batterie, che completerà poi lui nei prossimi anni a proprie spese. Cioè nessuno vi vieta con di detrazione. Con detrazione, esatto, nessuno vi vieta di 50%. Andare a spingere al massimo sulla potenza di picco del fotovoltaico e completare poi in un secondo momento con la vostra capienza, con la vostra dotazione fiscale, l'inserimento di batterie che magari potranno anche essere più capienti, più performanti. Non è da buttare via anche questa via. Certo che si dovrà valutare e dovrà essere comunque una cosa concordata. La proposta standard è comunque, tendenzialmente sul monofase è ovviamente una termopompa monofase, un impianto fotovoltaico da 7,2-7,5 kW di picco con un inverter da 6 e una batteria da 20 kW, sono 2 da 10 sostanzialmente. Sul trifase invece riusciamo a potenziare l'impianto fotovoltaico arrivando a 10 e installeremo una batteria da 15 kW. Questo più o meno è quello che ci permette di stare dentro nei massimali e garantire anche una sorta di risultato in bolletta per chi poi riceverà questo impianto, perché non è solo finalizzato a vendere un prodotto, ma la nostra politica ci impone anche di garantire un certo risultato, una certa performance e un certo servizio. Ok, devo essere proprietario di casa o basta avere la residenza ed essere sposato con la proprietaria? Valgono tutte le regole della vecchia detrazione fiscale, bisogna avere un titolo da vantare per poter poi godere della detrazione fiscale. Nel suo caso specifico, sposato con la proprietaria va benissimo, convivente. Hai la residenza lì, basta. Allora, avendo già fotovoltaico e batteria, mettendo la PDC, la colonnina può aiutare a fare il salto di due classi o deve essere solo l'intervento trainante a farlo? No, allora, non è solo l'intervento trainante, è l'insieme di questi interventi. Però la batteria e la colonnina non ha nessuna incidenza sulla classe energetica dell'abitazione. L'incidenza ce l'ha la pompa di calore e il fotovoltaico nel momento in cui c'è una pompa di calore, perché il fotovoltaico da solo fa aumentare pochissimo la classe energetica, quindi è il connubio di questi due elementi che fa schizzare alle stelle la classe energetica, ed è questo che tanti ingegneri non capiscono e anzi stanno facendo disinformazione, stanno addirittura facendo terrorismo psicologico a riguardo, dicendo che il fotovoltaico non conta e con la pompa di calore non si riesce a superare due classi. No, stanno dicendo una cosa sbagliata che abbiamo notato, stanno dicendo che le due classi devi raggiungere solo con l'elemento trainante, con l'intervento trainante, cosa che è spiegata proprio assolutamente no, dicono anche in il decreto dice con l'intervento trainante anche in concomitanza con un intervento secondario, ci trovo anche dove lo dice, no? Ecco, lo dice qua. Vedi qua la foglia. Sì. Comunque, intanto che Andrea cerca, vi ricordo che se avete perso un pezzo di questa diretta, la registrazione, magari un pochettino compressa, dove ci saranno le parti salienti, verrà poi pubblicata su YouTube sul canale di Formica Forma. Quindi, se avete perso dei pezzi, comunque poi Facebook la ripropone ed eventualmente ci sarà la registrazione un pochettino montata sul canale YouTube. Qualcuno mi chiedeva della CILA, cioè è necessario aprire una CILA per usufruire del bonus 110? No, assolutamente no. Okay. C'è anche la Cecilia collegata dalla Toscana, Mancinelli. Ciao Cecilia! Allora, nel momento in cui voi riuscite a garantire le due classi con il vostro intervento, impianto, io portassi in detrazione al 110% anche i serramenti, potrei utilizzare la cessione del credito per la parte impiantistica e portare in detrazione io i serramenti? Sì. Sembra di sì, questa cosa è possibile gestirla. È possibile. Ok. Il fotovoltaico può essere sovradimensionato? Ci potrebbe essere un problema di congruità? No, congruità si intende sui prezzi. Non c'entra il sovradimensionamento dei kilowatt, diciamo, della potenza di picco, come dicevamo prima, cioè noi serve una certa potenza per garantire le due classi, ma non c'entra. Vedo che c'è una domanda che torna sull'età, prima mi avevano chiesto se dopo i 70 anni, e vedo che adesso ancora mi chiedono se c'è un limite di età per accedere al 110%, che noi sappiamo non ci sono limiti. Ok,
No, limiti di età non risultano. Qua c'è un'altra domanda interessante per la torno giù un attimo. Allora, posso considerare la colonnina e le batterie acquistabili con il 110? Sembra che ci debba essere comunque ancora l'elemento trainante. La colonnina da sola? La colonnina è agganciata all'elemento all'intervento trainante, quindi sì. Potete fare pompa di calore e colonnina. Se hai anche già se... la pompa di calore, come nel tuo caso, il fotovoltaico, bisognerebbe fare un isolamento delle superfici opache che superi almeno il 25% per sbloccare anche gli elementi a rimorchio che sono fotovoltaico, batteria, colonnina, nel tuo caso solo la colonnina. Se vuoi mettere la batteria bisogna fare un altro impianto fotovoltaico. Comunque esatto. Ci si può ragionare, è un buon escamotage per chi ha già una pompa di calore fare un intervento sulle superfici opache per sbloccare fotovoltaico, batteria e colonnina di ricarica. Basta superare il 25% della superficie. Esatto. Ho visto anche domande sul discorso di quando si fa, chiaramente se hanno già un impianto fotovoltaico e si fa un nuovo impianto fotovoltaico, vogliono capire anche come gestire il discorso dei contatori, quindi, e dei POS. Dei possono pod. Essere dei pod, sì, pod. No. Sono due impianti completamente indipendenti. E quindi l'impianto esistente continua col suo contatore di produzione, con la sua convenzione di scambio sul posto, conto energia, comunque quello che è stato stipulato. L'impianto nuovo viene fatto con una convenzione che è appunto il super bonus. Probabilmente ci sarà comunque un contatore di produzione. Assolutamente sì. Perché giustamente Terna, Enel, chi per esso deve sapere quanta energia viene prodotta, ma viaggerà, diciamo, in parallelo con una convenzione diversa e probabilmente l'energia emessa andrà perduta, o se adesso magari rivedono quella parte potrebbe essere anche incentivata in un modo che ancora non è stato chiarito. Però tendenzialmente adesso rimaniamo sul fatto che l'energia in esubero viene comunque perduta. Avevamo anche una domanda sull'ibrido, quindi c'è Bruno che chiede: avendo riscaldamento a pavimento per un piano e caloriferi in ghisa con valvola al piano terra, può andare bene la pompa di calore ibrida? C'è il passaggio delle due classi? La pompa di calore ibrida nasconde delle insidie proprio per il fatto che al suo interno ha comunque ancora una caldaia, e la caldaia ai fini del superamento delle classi energetiche è quasi irrilevante, cioè conta pochissimo. Dipende, se tu parli già, se parti già da una caldaia di condensazione, ad esempio, la nuova che è dentro la pompa di calore ibrida sarà ancora condensazione, quindi non ti porta a un gran miglioramento. Quindi... qui c'è una domanda particolare che non so se siamo in grado di dare una risposta. Si può rivendere senza vincoli un immobile dopo la realizzazione dell'intervento con il bonus casa anche dopo pochi mesi? Certo. Non mi pare che ci sia qualcosina, però che vieta la vendita di un immobile in cui è stato montato l'impianto? Allora non l'ho letta, però prendiamo nota. Se vige comunque la regola della vecchia detrazione fiscale, come credo, in teoria sì, tu puoi acquistare un immobile di tua proprietà, rinnovarlo completamente col super bonus e successivamente rimetterlo in vendita. Penso che sia lecito, perché l'intervento volge a migliorare gli edifici, quindi che tu lo vendi o non lo vendi, allo Stato non gliene frega niente, basta che l'edificio venga migliorato. Quindi secondo me sì, non ho letto niente. Allora, Silvia ci chiede: in che lasso di tempo devono essere effettuati più interventi che portano all'aumento di due classi? Esempio, capotto 2020, PDC 2021, può essere portato tutto in detrazione al 110%? Sì. Nel 2021 però? Sì. Cioè... tutto si concretizza con il secondo APE, che deve essere fatto entro il 31 dicembre 2021. Noi consigliamo potenzialmente di tenere tutto molto compatto per appunto snellire anche la pratica. L'importante è essere certi prima di fare gli interventi di superare due classi, non dopo, perché sennò li dovete pagare. Attenzione. Giovanni Pirani: c'è un rifacimento del tetto fotovoltaico, avrei diritto al super bonus. Allora Giovanni, nel tuo caso, avendo tu già installata una pompa di calore, ti sei giocato quell'elemento di intervento trainante, ti rimane solo il discorso superficie opache. Il discorso superficie opache comprende anche il rifacimento del tetto, a patto che ci sia un isolamento che risponda ai requisiti e che superi il 25%. Quindi fatto quello,
puoi andare a sbloccare il fotovoltaico alla batteria e la colonnina, che nel tuo caso non è ancora stato fatto perché il fotovoltaico l'abbiamo tenuto in sospeso, e l'elemento trainante delle superfici opache ci può sbloccare fotovoltaico, batteria e colonnina. Quindi la risposta è sì, una buona idea. Tu che poi hai anche un cantiere in corso, ricordo bene come è conciato il tuo tetto, isolare il tuo tetto non sarebbe una brutta idea e ci permetterebbe anche di sbloccare questo tipo di lavorazione. Ci vogliono sempre le due classi però. Ci vogliono le due classi, ma nel suo caso è abbastanza facile perché la pompa di calore da sola ne supera uno. Nel momento in cui si fa isolamento del tetto e un bel fotovoltaico, sì, superarne due riteniamo possa essere una cosa realizzabile, fattibile, con le dovute precauzioni, con le dovute tutele, accorgimenti di verifica. Però è un intervento che andrà per la maggiore, perché come te abbiamo almeno altri 100 clienti che hanno già fatto l'impianto con noi e che vorrebbero estendere l'impianto, no? Avendo già una pompa di calore, l'unico intervento che permette poi di sbloccare il 110 è l'isolamento delle superfici opache, per cui per forza di cose si dovrà fare qualcosa su queste benedette o maledette superfici opache per poi avere la possibilità di fare un impianto fotovoltaico, una batteria, una colonnina e insomma andare a riempire al massimo quello che è potenziale. Per cui per tutti quei clienti che hanno già realizzato l'impianto con noi, sto vedendo che siete collegati in tantissimi e vi ringrazio, quello probabilmente sarà l'escamotage che utilizzeremo nel vostro caso. Vi chiedo la cortesia solo di pazientare qualche settimana, qualche mese, perché una volta che avremo impostato tutti i nuovi impianti potremo dedicarvi anche la giusta attenzione per andare a completare anche quello che sarà la vostra esigenza, perché voi che siete già clienti, che ci avete dato fiducia negli anni scorsi, comunque godrete di una tutela particolare e anche di un servizio particolare per accontentarvi, ci mancherebbe, non vi lasciamo indietro, anzi sarete tenuti in comunque in considerazione. Sì. Allora, l'ultima domanda: si può abbinare il bonus facciate al 110%? Sì, devo aver letto. Potrebbe essere parte più o meno della stessa. Sì, c'è qualcosa di nuovo su questa cosa qua, però non l'abbiamo approfondito, non essendo non è il nostro ambito. Però cazzo, sei già al 90% col bonus facciate. Sì, puoi cavare fuori tutto finalmente. Allora, è scritto qualcosa, c'è qualcosa, bisogna andare a leggere. Vuoi dire, vuoi spendere magari due parole, Fabio, sul discorso dei tetti? Io ho un tetto poco isolato, tegole su travi di legno, riesco a superare le due classi? Beh, ma Angelo, nel tuo caso sì, cioè tu non hai né pompa di calore né fotovoltaico, quindi anche avendo un isolamento tra virgolette colabrodo, con pompa di calore fotovoltaico, ripeto, sempre con la nostra impostazione, quindi ben dimensionati, soprattutto nel fotovoltaico, nel tuo caso poi avrai un 10 kW perché avevamo ragionato su un intervento trifase, ne salteremo 5 di classe energetiche, anche se hai un tetto che non è performante. Quindi la risposta è sì, cioè ribadisco il concetto, pompa di calore fotovoltaico col sistema formica furba garantisce il salto di almeno due classi, ci devono essere proprio delle condizioni molto particolari per non adempiere a questo requisito, non le abbiamo ancora trovate ad oggi e ne abbiamo colloquiati quasi 163 con dei sopralluoghi fisici nella maggior parte dei casi e altri virtuali, per cui non vedo questo problema. State tranquilli che pompa di calore fotovoltaico è la via, non ci sarà problemi in questo senso. Ok, noi siamo praticamente addirittura d'arrivo. C'è Fabio, tu magari vuoi aggiungere qualche considerazione finale? Abbiamo comunque toccato tanti temi, abbiamo detto bene o male tutto. Io vi ricordo che qui su Facebook abbiamo due gruppi, uno si chiama Formica Furba Club, dove condividiamo le foto degli impianti e altre tematiche. Poi abbiamo un gruppo Formica Furba Gruppo d'Acquisto, che invece è un gruppo specifico per operazioni che facciamo, per esempio abbiamo fatto un gruppo d'acquisto per le batterie, abbiamo fatto qualcosa per l'energia elettrica e magari più avanti a questa community cercheremo di fare delle proposte comunque sempre inerenti a un discorso di efficienza energetica, di risparmio e di ottimizzazione dei consumi. Vedo che forse è arrivata ancora una domanda e poi chiudiamo. È la prima volta che conseguono, ho una casa rurale però accatastata a 3, è una stalla che facendo un agriturismo diventerebbe abitabile. Posso poi usufruire di questa legge del 110 facendo i lavori al più presto?
Non è molto chiara la domanda, però no. Non mi sembra che sia un intervento. Vabbè, è abitabile, accatastata a 3. Cioè, se è una. Dice accatastata a 3. È una stalla che facendo un agriturismo diventerebbe abitabile. Gli agriturismi, però, rientrano. Allora, bisogna aspettare dopo l'abitabilità. E poi bisogna capire appunto se è considerata residenziale, ecco. Dobbiamo capire se è una, cioè, se un'attività commerciale e basta, non rientra. Se invece uno ci abita e fa l'agriturismo, potrebbe rientrare, questo è il discorso. Una piccola nota sulle unità abitative di lusso accatastate come classe A9, A8, no? Okay. Sì, allora c'è stata questa precisazione da parte della, appunto, degli approfondimenti nel decreto. È molto difficile non rientrare nel super bonus perché le case di lusso accatastate in classe A8 non rientrano come i castelli, come altre tipologie abitative ovviamente di alto livello, ad alto valore storico o in centro storico di particolari città con valenza artistica. Nelle ville che comunque abbiamo valutato e trattato in questi mesi con queste condizioni, no, è molto difficile, quindi state abbastanza tranquilli. Piccolo inciso, chi avesse questa situazione, cioè di classe A8, a volte magari sono case fatte, non so, negli anni 60-70 che ereditano questa classe, però magari negli anni non hanno più, non sono più di lusso. Si può chiedere una revisione del comune, ovviamente questa revisione va fatta prima di fare tutti questi interventi, ovviamente, in questi casi. Bene, direi che possiamo chiudere qui. Io vi ringrazio veramente tutti. Grazie a tutti. A nome di tutti. Siamo stati più di 100 questa sera per un'ora e mezza, quindi anche questo è un risultato apprezzabile. Veramente, vi chiedo gentilmente di condividere questo video di modo che più persone possano avere accesso a queste informazioni e chiarire i vari dubbi, e stasera veramente ne abbiamo toccati tanti in modo approfondito, e ci sentiamo alla prossima. Grazie a tutti, buona serata. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.